Ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni presentate. Prego. Sì, Presidente, onorevoli, il tema posto nelle mozioni oggetto di discussione è un tema molto rilevante che ha visto negli ultimi mesi una serie di importanti iniziative, sia legislative sia contenute nel patto per la salute, che cambiano anche la prospettiva rispetto ad una consolidata normativa, soprattutto di verifica, di controllo e di blocco, puntando nel corso del tempo anche a processi di valorizzazione di questo mondo, che è quello del personale del sistema sanitario nazionale, che è uno degli asset affinché il nostro sistema produca nel futuro ulteriori elementi di innovazione e di cambiamento, quindi non soltanto una difesa della sostenibilità del nostro sistema, ma anche processi di valorizzazione del personale del sistema sanitario. E nelle mozioni, delle quali vi darò immediatamente il parere, quasi in tutte le mozioni sono stati contenuti elementi che vanno nella direzione che ho sinteticamente descritto, e per questa ragione il Governo si appresta a dare un parere, diciamo, direi diffusamente favorevole a quasi tutti i punti delle mozioni. Procedo, Presidente, alla mozione a firma dell'onorevole Grillo ed altri. Il parere del Governo è favorevole se viene accolta una riformulazione nel primo impegno, che è indicato nella mozione: la data del 31 aprile, che è indicata nel primo impegno, deve essere sostituita con entro il corrente anno. Parere favorevole se viene accolta questa riformulazione. Tutto il resto va bene. Mozione a firma dell'onorevole Miotto ed altri. Il parere del Governo è favorevole a condizione che venga accolta una riformulazione al primo impegno della mozione: l'incipit deve essere sostituito con "a valutare di predisporre", eccetera. Mozione a firma dell'onorevole Calabrò ed altri. Il parere del Governo è favorevole sia al testo della mozione sia agli impegni che lì sono contenuti. La mozione a firma dell'onorevole Nicchi. Il parere del Governo è favorevole se l'onorevole Nicchi ed altri che hanno sottoscritto la mozione sono disposti ad accogliere le seguenti riformulazioni. Deve essere espunto il terzo capoverso dell'introduzione della mozione, quello che indica il sistema sanitario a due binari, il sesto capoverso, quello che indica riduzione delle risorse per i servizi e il personale, il nono capoverso, quello che indica "Governo prosegue con la politica dei tagli al sistema sanitario nazionale", il diciannovesimo capoverso, quello che indica "conseguenze della politica dequalificazione del lavoro", nonché al terzo impegno, all'inizio, inserire all'incipit del terzo impegno "valutare di avviare iniziative per una reale riqualificazione", e al sesto ed ultimo impegno, all'inizio all'incipit, inserire le parole "a valutare la possibilità di". Con queste riformulazioni, anche la mozione a firma dell'onorevole Nicchi ed altri, il Governo con queste riformulazioni esprimerebbe parere favorevole. La mozione a firma dell'onorevole Fucci ed altri, parere favorevole a condizione che ai due impegni proposti venga inserito l'incipit "a valutare di" e il terzo capoverso delle premesse deve essere invece espunto. Ripeto, terzo capoverso delle premesse espunto e "a valutare la possibilità" e "a valutare di" nei due impegni della mozione dell'onorevole Fucci. Con questa riformulazione il parere è favorevole. La mozione a firma dell'onorevole Vargiu, parere favorevole a condizione che nelle premesse sia espunto il nono capoverso,
crisi del processo di aziendalizzazione, eccetera, e al primo impegno inserire all'inizio le parole a valutare di prevedere, eccetera. Mozione a firma dell'onorevole Rondini. Il parere è favorevole a condizione che venga espunto il sesto capoverso, blocco del turnover eterno, e all'impegno numero uno siano inserite le parole valutare la possibilità di. La stessa cosa dicasi dell'impegno numero due, a valutare la possibilità di, e chiediamo, per dare un parere favorevole a questa mozione, di espungere il terzo impegno della stessa mozione. Da ultimo, la mozione presentata questa mattina a firma dell'onorevole Gigli ed altri, il parere del Governo è favorevole, con una riformulazione al primo impegno: dopo le parole ad assumere iniziative, aggiungere nel rispetto delle disposizioni vigenti. Presidente, questi sono i pareri delle mozioni che sono state presentate. Grazie. Grazie, sottosegretario Di Filippo. Allora, a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Nel frattempo i proponenti ci ragionano e ci diranno se accolgono le riformulazioni o lo dicono durante la dichiarazione di voto. Scusi, sottosegretario, gli uffici mi chiedono di ripetere per la mozione Rondini ed altri, perché ci è sfuggita la... Sì. Il parere sarebbe favorevole a condizione che venga espunto il sesto capoverso dell'introduzione, blocco del turnover eterno, e all'impegno numero uno e numero due inserire l'incipit a valutare la possibilità di. Il terzo impegno invece della mozione chiediamo che venga espunto. Ok, allora avete capito. Allora